Il 2024 sarà l'anno delle radici italiane nel mondo. Questo significa anche rafforzare tutta l'economia che gira intorno al turismo. L'impegno del governo è a 360 gradi. Abbiamo ad esempio aggiornato il fondo 394 sul microcredito, operativo dal 27 luglio con una capienza molto ampia. Siamo arrivati a 4 miliardi di euro. In questo spirito intendiamo sviluppare il dialogo con il mondo dell'imprenditoria e associativo per sostenere il tessuto economico italiano e in maniera sempre più efficace. Vogliamo insomma portare più Abruzzo nel mondo. Così il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, partecipando alla prima delle due giornate di Abruzzo Economy Summit in corso all'Aurum di Pescara, un evento organizzato dalla Regione Abruzzo per fare il punto sulle sfide per lo sviluppo del Mezzogiorno, sul lavoro, le imprese, la borsa come veicolo di crescita e gestione del passaggio generazionale, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, del PNRR, imprenditoria femminile, riforme istituzionali e fiscale, macrotemi che sono stati affrontati da esperti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale italiano e abruzzese. Programma arricchito da diversi contributi, tra i quali quello dell'esperto di politica energetica e ambientale Chicco Testa, l'economista e professore ordinario di politica economica all'Università D'Annunzio di Chieti Pescara Giuseppe Mauro, il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi. Oggi ci sono anche tanti rappresentanti del mondo imprenditoriale. Quale consiglio vuole dare e fornire a loro? Ma che si studino bene la loro impresa, perché certamente possono trovare il modo da una parte di aiutare la transizione, dall'altra di risparmiare energia o di produrla in maniera più pulita. Sicuramente hanno questa possibilità all'interno di ogni impresa. Dall'analisi del professor Mauro è emerso che l'Abruzzo mostra capacità di resilienza nonostante la crisi finanziaria, la pandemia e i conflitti bellici e nel rapporto export valore aggiunto ha un'incidenza doppia rispetto al Mezzogiorno. Presidente Marsiglio, alla luce dell'analisi dell'economista Giuseppe Mauro e di quanto hanno detto i relatori questa mattina, l'Abruzzo è più una regione del centro-nord o del centro-sud? È una regione di cerniera, è sempre stata la regione traino del Mezzogiorno, ha rappresentato nei decenni dagli anni 60 fino almeno alla metà o alla fine degli anni 80 la locomotiva della crescita del Sud, tant'è vero che è l'unica regione che all'inizio degli anni 2000, insomma da circa 20 anni, è uscita dall'obiettivo 1, che è quello che in Europa classifica le regioni in ritardo di sviluppo. È regione cosiddetta in transizione, si avvicina alla media di prodotto interno lordo e di reddito pro capite nazionale ed europea, non ha ancora raggiunto quel livello, stiamo lavorando e investendo le risorse perché l'Abruzzo possa continuare a crescere e raggiungere finalmente il novero delle regioni più sviluppate. Però questo ruolo di cerniera lo dobbiamo svolgere fino in fondo ed è quello che stiamo reclamando e imponendo al governo nazionale.